Sono passati 4 mesi, ma finalmente abbiamo potuto constatare che le nostre denunce video sono state in qualche modo ascoltate. E cioè noi ci riferiamo al Palco della Musica, ad Augusta, il palco che ha una sua storia, oltre 100 anni, che negli anni 50 del secolo passato, soprattutto in estate, era un luogo di aggregazione. La gente andava lì con i bambini durante la bella stagione, si affittavano le sedie, pensate, a 5 lire l'una si affittavano queste sedie di paglia. E il palco adesso è da anni abbandonato. Abbiamo denunciato a ottobre con un nostro video, appunto, che c'era una parte pericolante e pericolosa della tettoia di questo palco, gazebo che dir si voglia. E allora, dopo tante visioni di questo video denuncia, l'abbiamo riproposto tante volte in internet, in rassegna e poi anche in Facebook, e finalmente siamo stati anche seguiti da qualche collega della carta stampata. Ebbene, la notizia è che finalmente i vigili del fuoco hanno rimosso il pericolo, hanno tolto quello spuntone che anche con un soffio di vento più forte, più minaccioso, forse più minaccioso di altri, comunque poteva rovinare addosso a qualcuno. Pensiamo soprattutto ai bambini che nell'area vanno in genere con i genitori la domenica. Ecco, allora finalmente è una notizia buona. Non è vero che noi diamo solo notizie che possono essere di sconforto. Le notizie che diamo sono quelle che ci dà la realtà ogni giorno, la quotidianità, ma lo facciamo con spirito critico perché vogliamo che le cose migliorino. La stampa deve essere al servizio del cittadino, dei cittadini, e infatti raccogliamo anche le proposte dei cittadini. Così come voi stessi ce li formulate queste proposte, questi suggerimenti, come vengono, e noi cerchiamo sempre di portare una documentazione all'ascolto di chi ci governa. E in questo momento ancora, per altri mesi, con precisione non possiamo dire quanti mesi, ma abbiamo un regime commissariale. Perché non sappiamo dire con precisione? Perché in realtà loro sono insediati ad aprile dello scorso anno, ad aprile dovrebbero compiere appunto un anno, poi sono altri 6 mesi, ma questi 6 mesi potrebbero essere ancora prorogati di altri 6. Quindi in questo momento non possiamo darvi una risposta precisa. Certo è che questi commissari hanno anche promesso di buttare a terra la piscina, o meglio l'ex piscina comunale, ma di questo parleremo. Rassegna Megarese ti dà voce. Raccontaci la tua disavventura. Denunciare i disservizi pubblici è un nostro dovere. Puoi contattarci su Facebook, sulla pagina Rassegna Megarese o chiamando al numero 329 37 64 993.